Vai. Vai. Allora, eccoci qui collegati da Borsa Italiana. Come vedete siamo nella sala parterre insieme a Davide Biocchi, che inizierà ora un live e una conferenza proprio qui dedicata al DB Chart. Ciao, buongiorno a tutti, e vorrei presentarvi questo credo interessante servizio che in collaborazione con TraderLink, che ha reso possibile questa opportunità, stiamo proprio in questi giorni lanciando. Molte persone, come potrete intuire, mi chiedono: ma come fai a fare le scelte su quali titoli stai, quali sono più interessanti, quali meno? Insomma, in pratica mi chiedono: questo titolo sì, quest'altro no. Ecco, allora io ho fatto un lavoro assieme a un carissimo amico, che è Riccardo Borgia, che mi ha aiutato a trasformare, diciamo così, in una formula applicata ai grafici. Quelle che sono le mie idee, diciamo così, ce ne sono due prevalentemente, per individuare quali sono i titoli interessanti. Quello che viene fuori è, diciamo, un contesto estremamente interessante, perché ve lo farò vedere, e semplicemente ha questo scopo, cioè l'idea è quella di mostrare, diciamo, all'utente che magari è uno che non sta davanti sempre al mercato, che ha un orizzonte temporale, quello che si chiama lo swing trading, cioè il trading nell'arco di alcune sedute, no? Chi è part time, fa un altro lavoro, non ha la possibilità di seguire in continuazione. Cosa succede qua? Questa cosa è un po' diversa, e forse anche un po' di più di quello che è il concetto di un segnale compra o vendi. Ecco, non è che io volessi tanto fare una cosa del genere, volevo soprattutto riuscire a trasmettere un concetto, cioè secondo me è un grafico. Quando è in una certa condizione mi stimola degli acquisti su un titolo, viceversa no, cioè non richiama la mia attenzione. E questo tipo di contesto, questo tipo di situazione ovviamente si può creare su un titolo, ma anche su più titoli. E ovviamente c'è anche un concetto per cui tanto più sono i titoli su cui c'è questa situazione, in cui a me, voglio dire, pare chiara l'ispirazione di un'opportunità di acquisto, più io sono interessato, e più ne vedo tanti, più credo che questa sia una situazione diffusa di mercato. Ogni giorno quindi questo sistema, quando la borsa chiude, fa delle elaborazioni sui grafici e dice: ma qui c'è un'opportunità interessante, su quest'altro titolo non lo vedo. Vi faccio un esempio: ieri, dopo la buona seduta sul titolo Enel, il sistema mi dice: guarda Davide, che secondo i parametri che io giudico, secondo me questa seduta di oggi, un po' di volume in aumento, un po' di situazione, secondo me questa è una opportunità che potrebbe suggerire la questione. Dopodiché ricordiamo a tutti che la conferenza alle ore 12:15, parla più forte di me, se no non mi sento, dal titolo fisico dopo la crisi, tattiche e strategie di investimento, sta per iniziare in sala gialla. Ok, allora, detto questo, diciamo che evidentemente se io clicco su questo, dove ogni giorno, vedete, c'è qualche segnale che viene fuori, sul grafico ti mostra la situazione e il grafico diventa vero. Questa è la piattaforma, diciamo, la app di TraderLink, quindi io qui posso andare a disegnarmi qualsiasi cosa, posso farmi delle analisi, posso tracciarmi delle linee di tendenza, posso fare anche tutti i miei studi grafici, è un vero e proprio programmino di analisi tecnica incluso in questo sito, incluso in questa piattaforma, proprio assolutamente fatto dagli amici di TraderLink. Ok, ora, detto questo, e poi gli studi ve li salvate, vi rimangono, insomma, a me interessa soprattutto però quello che va dietro, cioè se io chiudo il grafico e vado a vedermi la tabella, vedete, ci sono dei titoli dove ci sono 5, 4, 3 stelline, insomma c'è un giudizio che dice anche di come storicamente questa mia idea che c'è dietro abbia avuto dei risultati. Però vorrei prima di tutto farvi percepire il perché questo secondo me è qualcosa di interessante, ma soprattutto dopo anche farvi capire come io utilizzo questi risultati
per diciamo così per arrivare effettivamente alla quarta vittoria. Faccio un esempio, mettiamo in ordine i titoli per capacità. Allora proviamo a guardare, adesso non so, proprio per non guardare, magari guardiamo le Fiat, ecco, per dire di un titolo. Cioè, questi sono i vari momenti nell'arco degli ultimi anni in cui a me, come dire, per quello che è la mia costruzione, la mia forma mentis, sarebbe piaciuto comprare Fiat. È chiaro, il sistema parla chiaro, c'è un giorno in cui dice a questo prezzo comprerei, un altro giorno in cui dice a questo prezzo venderei, e devo dire che non è che faccia male. Se vado a guardare cosa fa storicamente, insomma, si può vedere che la performance non è niente male, che il fattore di profitto non è niente male, che diciamo tra run up e drawdown c'è un ottimo rapporto, che il numero di trade vincenti è veramente molto 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 elevato. Però non è che io voglio dire, siccome questo mi dice compra, allora io domani mattina devo comprare subito di corsa. Nel mio modo di ragionare c'è un concetto diverso, cioè io vorrei invitarvi a fare un ragionamento di questa natura. Se prendo per esempio le Enel, andiamole a cercare, quelle su cui il segnale è arrivato stamattina, ok, dopo la buona seduta di ieri, come faccio io a comprare le Enel? Non è che siccome ieri mi dice così allora dico no, perché poi può capitare, lo possiamo vedere, che c'è un'evidenza che dice compra e poi magari adesso qui no, su Enel non tanto, sono sempre buoni segnali, ma per esempio qui dice compra, poi magari il titolo non va subito bene, sono anche altri titoli dove magari dice compra e poi il titolo scende, no, anziché salire. Ecco, il mio concetto è compra, ok, e vi assicuro che qui se andate a guardare, come dire, anche sui titoli americani come quelli del Nasdaq 100, adesso vediamo che arriva, vi assicuro che ci sono dei titoli su cui ci sono dei guadagni molto significativi, no? Questo non è proprio questo lo scopo è quello di dire, devi capire che se io, torno ai titoli italiani, che se io su Enel ho un'indicazione compra, quello che conta è che in tutta questa fase qua, in tutto questo periodo in cui lo sfondo del grafico resta verde, io probabilmente sono lì che aspetto di trovare l'opportunità per comprare, che non è detto che sia immediatamente subito dopo, magari viene un po' dopo. Come faccio poi a monitorarlo? Lo faccio con il TV Book, come vi ho fatto vedere ieri. Faccio un esempio. Io ho ricevuto da questo sistema che lavora in automatico e che ogni giorno ti manda delle idee, diciamo così, ho ricevuto l'idea che Enel poteva essere un titolo interessante. Poi nell'intraday guardo qui, guardo due o tre volte al giorno e dico ma è interessante Enel? Allora, Enel è interessante? Beh, se vado a guardare col TV Book vedo che i piccoli vendono, i grandi comprano e mi viene da dire sì, il titolo è interessante, allora questo posso comprarlo anche già oggi, ok? Ma se io andando qui mi trovo un titolo che invece di essere interessante oggi è negativo, cioè ha una, vediamo se ce n'è qualcuno, proviamo questo. Allora, supponiamo che qui io vada a vedervi questo che è Tenaris e poi magari vado a guardarmi qua e scopro che Tenaris magari non sta facendo benissimo, non lo so com'è, adesso vado a vedere. Vabbè, anche su Tenaris effettivamente ci sono gli acquisti, quindi ci può stare. Se io qua poi mi trovo che il titolo oggi è negativo, non è che lo devo comprare oggi, posso anche comprarlo domani. Finché quella porzione di grafico mi rimane verde, significa che il mio sistema ritiene che ci siano delle opportunità interessanti. Un sistema che uso da tanto tempo, io prima ce l'avevo un po' nella testa, poi un ragazzo che ha una certa capacità di programmazione mi ha aiutato a trasformarlo in un codice, diciamo in un algoritmo, e questo ha reso tutto più facile. Questa è un tipo di operazione, un'attività estremamente interessante, perché anche chi non fa la borsa tutti i giorni può guardare il mercato e avere delle idee. Poi sarei, come dire, non è che mi aspetto che uno debba poi agire in quel modo, però credo che possa aiutare a fare quello che è una delle cose più difficili nel trading,
se noi guardiamo alle statistiche del trading, ci dicono che la maggior parte di chi opera perde denaro. E le cause individuate, ci sono dei ricercatori, per esempio dell'Università di Francoforte, che hanno tentato, prendendo una campionatura di 5 anni di clienti di un broker tedesco e verificando che il 91% dei clienti di quel broker hanno perso soldi nei 5 anni. E allora dice, cos'è che, dove, quali sono i punti deboli? I punti deboli che sono stati individuati sono 3. I punti deboli individuati sono la difficoltà nel selezionare gli strumenti, poi la difficoltà di trovare l'opportuno market timing, cioè anche se tu selezioni gli strumenti, poi è chiaro che se ti riesce di comprarli proprio il giorno che fanno il massimo relativo, evidentemente non è proprio vantaggioso. E poi la terza, ma in ordine di importanza forse anche la più significativa, è la difficoltà nel tollerare la volatilità del mercato, che tradotta in termini pratici è l'emotività. Tutti noi sappiamo che l'emotività conta tanto nel trading. Ecco, allora io l'emotività posso solo dare alcuni consigli su come fare a tenerla un po' a bada. Come si fa a contenere l'emotività? Bisogna un po' ridurre l'entità della cifra che si mette in gioco sul mercato, cioè se io sul mercato metto in gioco troppo denaro, poi l'emotività potrebbe fregarmi. Se invece io, come dire, me la gioco con un controvalore che sono in grado di gestire a livello emotivo, sono molto più in grado di far emergere altre capacità. Ecco, con questi due strumenti, con questo TV chart e col TV book, io credo di poter dare un contributo interessante sia per selezionare i titoli più appetibili, sia poi una volta selezionati con il TV book per andare a intercettare il giusto market timing, perché anche se un titolo per me da oggi diventa interessante, non è detto che io lo voglia comprare proprio oggi, lo voglio comprare nel primo giorno utile in cui su quel titolo ci sarà un reale interesse da parte degli operatori in acquisto, che può essere anche tra 3 giorni, magari fa 2 o 3 giorni di discesa e poi riparte a salire. Io vorrei comprarlo con un buon market timing, perché se hai un buon market timing nelle operazioni, quando tu compri un titolo e, come dire, va un po' dalla tua parte anziché andarti contro, beh, a livello emotivo è tutto un altro modo di stare, no? Ti senti che il mercato, come dire, ti ha un po' assecondato e ti senti molto meglio. Quindi secondo me è assolutamente significativo e importante riuscire a fare questo. Cosa potete trovare quindi qua dentro? Potete trovare, diciamo, i titoli del paniere principale, quelli più importanti, 2 tipi di strategie diverse, sono un po' diverse, una è più protesa ad acquistare sulla forza relativa, una un po' più tesa ad acquistare sulla debolezza. Secondo il momento di mercato possono funzionare una meglio dell'altra, sia sui titoli italiani che su una selezione di titoli americani. Ogni giorno alla chiusura del mercato il sistema di TraderLink elabora i dati e li rende disponibili, ok? Dopodiché io da qui posso andare a guardarmi il grafico, ok? Per esempio Campari, vado a vedermi il grafico, ok? Posso anche andare a guardarmi tutte le statistiche, qui c'è tutta la storia di quello che è successo in passato, come è andata l'equity line, dei guadagni, posso anche andare a vedere statistiche più complete con dettagli fatti molto bene da TraderLink e diciamo così posso anche andare a vedermi sul grafico il disegno, diciamo così, storico di come sono andate le cose. Adesso Brembo era anche un titolo non difficile perché è molto salito nel tempo, però qui c'è la possibilità di visualizzare tutto il grafico storico e tra l'altro la possibilità di andare anche a, non so, disegnarmi una trend line, come dicevo prima, disegnarmi una, come dire, un supporto, una resistenza e magari, no, disegnarlo nel grafico e poi tenerlo, cioè questo rimane, il mio studio rimane, io posso tenerlo qui e quando lo riapro me lo ritrovo. Quindi questo approccio, no? Anzi, se uno poi vuole fare un'analisi grafica più approfondita può andare anche con il grafico a tutto schermo e poi può tornare indietro. Ecco, mi aspetto che questo possa essere un po' di supporto, diciamo così. Credo che TraderLink lancerà questa cosa definitivamente nell'arco dei prossimi, diciamo, 7-10 giorni, cioè dovrebbe essere operativo. Ci sarà la possibilità per tutti di fare
una bella prova gratuita, e io spero che questo possa risultare di supporto, perché combinato con, ripeto, il TV Book poi può essere di grande aiuto. Faccio un esempio: se io avessi ricevuto oggi il segnale, tra virgolette, che Fineco era interessante, e poi mi ritrovo che Fineco si sta muovendo oggi in questo modo, non la compro oggi, piuttosto la compro domani, la compro solo se la situazione va in evoluzione differente, ma non oggi. Non, voglio dire, è chiaro, il sistema poi deve elaborare delle statistiche, quindi decide un prezzo per fare l'acquisto, un prezzo per fare la venta, ma non è che è da seguire matematicamente, serve solo perché così tu hai un'idea. Quanti titoli sono positivi, cioè sono long? Più della metà, vuol dire che il mercato ha una tendenza chiara, una tendenza rialzista. C'è anche una torta che dice quanti dei titoli oggetto di osservazione sono long, quanti sono flat, così puoi vedere se il mercato è più orientato a rialzo, più orientato a stare flat. Insomma, è davvero molto interessante da questo punto di vista. Bene, vi ho presentato questa novità interessante, credo che avrà molto futuro, sarà tra l'altro commercializzata anche all'interno di, diciamo, di Diretta, la potranno acquistare anche i clienti di Diretta. Se qualcuno di voi ha